Il quarto passo è tratto dall'opera Frammenti di Novalis, pseudonimo di Friedrich von Hardenberg, uno dei poeti più importanti del romanticismo tedesco. Prendendo le distanze dalla cultura razionale dell'illuminismo, Novalis sostiene che la poesia, o meglio il processo di creazione poetica, è assimilabile a un'esperienza mistica e religiosa. Si definisce mistica un'esperienza spirituale in cui il soggetto entra in contatto profondo con una dimensione superiore, trascendentale, in modo del tutto irrazionale, intuitivo e inspiegabile, misterioso. Se la creazione artistica è concepita in questo modo, è evidente come i romantici tedeschi attribuissero alla poesia un carattere del tutto irrazionalistico e soggettivo. Perché? Per rispondere a questa domanda, pensa a due elementi. Il primo: cosa esprime la poesia per Novalis? E soprattutto, cosa è in grado di esprimere e di rappresentare il poeta? Secondo: come opera il poeta? Perché è un sacerdote e un profeta? Il quinto passo è tratto dalla seconda parte del romanzo Il rosso e il nero di Stendhal, pseudonimo di Henri Bayle, pubblicato nel 1831. Il protagonista, Julien Sorel, è un giovane ambizioso e spregiudicato, figlio di un modesto artigiano. Dopo aver sedotto la moglie del sindaco di Verrières, il villaggio dove è ambientata la prima parte della vicenda, si allontana dal villaggio per sfuggire all'ira del marito. Grazie all'intervento dell'abate del monastero, Pirard, ottiene il posto di segretario del marchese de la Mole e si trasferisce a Parigi. Qui si innamora ricambiato della figlia del marchese, Mathilde, la quale aspetta un figlio da lui. Nel passo che leggerete, il narratore interrompe la narrazione per inserire alcune riflessioni sulla rappresentazione del personaggio di Mathilde, che in questo punto della storia ha ceduto alla passione amorosa, per di più con un giovane che appartiene a una classe inferiore alla sua, contravvenendo alle norme morali e sociali della sua classe, la classe borghese. La rappresentazione di Mathilde offre quindi lo spunto per una considerazione più generale sulla funzione del romanzo. Il passo, tratto dal 19° capitolo del romanzo, è un tentativo del narratore di difendere la propria opera da quale accusa? Per rispondere a questa domanda, soffermatevi sulla prima sequenza. La parola chiave è indecenza. Quanto alla seconda domanda, qual è il compito della letteratura, in questo caso del romanzo, secondo Stendhal, e in che senso esso riflette la visione romantica, il narratore non fornisce una risposta diretta. Usa la metafora dello specchio. Il romanzo è uno specchio. Lo specchio riflette le immagini, tutte indistintamente, senza fare eccezioni. Così il romanzo rappresenta tutta la realtà senza eccezioni. A questa metafora sono collegate altre immagini, anch'esse con valenza metaforica: l'azzurro del cielo, il fango delle pozzanghere e l'uomo che porta lo specchio nella sua cesta per la via maestra, cioè per la strada principale di una città dove si può incontrare di tutto, dove si può vedere in azione l'umanità più varia. Per rispondere alla seconda domanda in maniera articolata e non superficiale, dovrai spiegare la valenza metaforica dello specchio, ma soprattutto delle altre immagini legate ad esso, e cioè il cielo, il fango delle pozzanghere, l'uomo che porta lo specchio nella cesta, qui detta gerla. Che cosa vuol dire spiegare il significato metaforico o valenza metaforica di un termine? Non è difficile.
Quando un termine, per esempio la parola cielo, assume una valenza metaforica, significa che non va intesa alla lettera, cioè essa non indica la struttura, chiamiamola così, in maniera impropria, che sovrasta la nostra testa, ok? È da intendersi con valenza simbolica. Il cielo, chiaramente, rimanda a una realtà superiore, mentre il fango all'esatto contrario.